tutti, benvenuti, eccoci nuovo qui con una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è venerdì, chiudiamo la settimana in bellezza. Ve l'avevo già annunciato ieri, abbiamo comunque continuato a parlare di progetti importanti per la città. Ieri abbiamo parlato di progetti sulla disabilità in vista del 3 dicembre, giornata internazionale per le persone con disabilità, appunto. Oggi invece parliamo di un progetto sociale, un progetto che ha a che fare con un intero quartiere di Milano, e che quartiere, insomma, un quartiere cantato anche dai grandi poeti della città come Iannacci e tanti altri. Stiamo parlando del quartiere dell'Ortica e lo facciamo con le nostre due graditissime ospiti di oggi. Abbiamo qui Alessia Serafini e Sabrina Inzaina, giusto? Di Cantiere dell'Ortica. Buongiorno e benvenute. Buongiorno, grazie. Benvenute a Good Morning Milano. Allora, l'Ortica è un quartiere appunto storico di Milano, famosissimo, cantato e decantato da chiunque, forse un po' dimenticato negli anni, ma insomma poi qualcuno è arrivato e ha detto no, qui bisogna fare qualcosa. Cos'è quindi, se dovessimo, adesso così un'introduzione per capire, cos'è Cantiere dell'Ortica? Allora, il Cantiere dell'Ortica, intanto grazie per la possibilità di essere qui oggi a spiegare che cosa facciamo, che cos'è il Quartiere dell'Ortica e che cos'è il Cantiere. Il Cantiere dell'Ortica è una parte di un progetto più ampio, che è un progetto che coinvolge tutto il quartiere, che è un quartiere storico di Milano che ha tutta una serie di realtà vive e attive. Il Cantiere dell'Ortica in particolare è un progetto di coesione sociale, di welfare di comunità, e un po' quello che succede nella società di oggi è che si fa fatica, soprattutto in una Milano dinamica, in una Milano fluida, a essere radicati in un posto e creare una rete sociale, e noi ci occupiamo di benessere, di welfare. Sappiamo che la prima cosa per contrastare il disagio è l'avere una rete sociale a cui appoggiarsi. Allora, l'idea del cantiere è quella di creare del benessere partendo da una cosa che tutti noi abbiamo: l'arte dentro, la cultura, un talento in termini di espressività nei confronti dell'altro. Quindi l'idea è mettere insieme i talenti delle persone e creare in questo posto fisico che noi abbiamo una sorta di hub territoriale, una sorta di posto, di luogo dove poter mettere in connessione le persone. Ecco, l'Ortica, parliamo di un quartiere, poi abbiamo anche delle immagini che ce lo fanno vedere, è uno di quei borghi, proprio si potrebbe dire anche, che rimangono a Milano. Ricordiamo che insomma Cherubin, il nostro presidente del Forum delle Periferie, sempre ci tiene a dirlo, è uno di quei famosi ex comuni annessi a Milano nel 1923, e ancora oggi un po' vivono però questa dimensione di paese, spesso e volentieri. È un quartiere in periferia, staccato proprio anche dalla città fisicamente, ha due linee ferroviarie che proprio lo tengono quasi al di là, no, diciamo, della città, ed è un quartiere appunto dove però state facendo un lavoro importante, dicevi appunto di rete, di coesione sociale, e avete però insomma pensato di fare del bene, di fare meglio usando però l'arte, no? Quell'arte, quella cultura di cui qualcuno diceva non si mangia, no? Se ricordiamo tanti anni fa. Ecco, in che modo si può usare l'arte, la cultura per valorizzare un quartiere del genere e le reti sociali e le persone che ci abitano? Allora, nella fattispecie il quartiere dell'Ortica è un appartamento, una sorta di factory alla Andy Warhol, così ci piace immaginarla. E come hai detto tu prima, che quartiere? Si respira quell'area all'interno appunto del nostro appartamento e nelle strade del quartiere dell'Ortica. Infatti appunto, come dici tu, piena di storia, ha una memoria molto importante. Quindi all'interno, ci tengo a dire questa cosa perché all'interno del nostro cantiere c'è un'energia molto particolare. L'arte come espressione, come quello che vogliamo fare, quello di accogliere le persone. Io li chiamo artisti, ma prima di tutto sono delle persone che per svariati motivi non riescono a tirare fuori quello che è appunto la loro espressione più intima, più personale, vuoi per vergogna, vuoi per mancanza di spazio, vuoi per giudizi prima di tutto dall'esterno, o anche, vabbè, come io dico sempre, il peggior giudice di noi stessi siamo noi stessi. Quindi nel quartiere dell'Ortica cosa si trova? Si trova prima di tutto un ambiente aperto a qualsiasi forma d'arte, che spazia dalla scrittura alla musica, al non so, al painting, al qualsiasi forma d'arte. Quindi si trova un ambiente pronto ad accogliere qualsiasi cosa, anche a scambiare solamente due parole. Sì, mi viene da dire una cosa.
dell'arte non si mangia spesso in Italia, ma l'arte nutre, che è un Interessante, concetto concetto molto, molto interessante, molto interessante e infatti. molto diverso. È un po' l'idea che non ci siano solo artisti comprovati o artisti che hanno, come dire, un talento già qualificato da un punto di vista professionale. L'artista è anche il migrante che ha fatto della sua vita una storia e che quindi lì può raccontare la propria storia. L'artista è anche la persona anziana che racconta quello che ha fatto nella sua vita. L'artista è anche colui, chiunque ha voglia di produrre qualcosa a beneficio di tutti e metterlo a disposizione di tutti. Un po' quello che facciamo noi è mettere in rete queste cose. Ecco, diceva giustamente Sabrina, Cantiere dell'Ortica è poi un appartamento proprio, vero Sì, fisicamente, in sì. cui appunto un contenitore da riempire, dicevo proprio nell'idea della factory di Wall, di arte, di cultura, di tante cose che possono veramente far crescere tutto il quartiere. Ma è un pezzo Cantiere dell'Ortica di un grossissimo progetto che sta invadendo, proprio sta inondando, viene da dire, tutto il quartiere dell'Ortica. Ecco, allora, come nasce questa idea di focalizzare così tante forze con un progetto così grosso sul quartiere dell'Ortica? Allora, nasce perché ci sono una serie di realtà interessate. Il quartiere dell'Ortica è un quartiere appunto storico di Milano che ha vissuto varie evoluzioni. È un paese e come tutti i paesi ci sono delle realtà associative forti, vive, attive e anche, mi viene da dire, molto vivaci, che hanno voglia di mettersi a disposizione, di spendersi e di creare del benessere all'interno del proprio quartiere. Ce l'hanno un po' come mission. Allora questo progetto nasce dalla volontà di differenti cooperative, di cui fa parte anche il Melograno, che è la cooperativa di cui noi facciamo parte e che ha fisicamente un luogo, un appartamento che noi utilizziamo in quel luogo e che ha una mission sociale, nel senso che nel nostro statuto la mission è quella dell'inclusività sociale, quindi abbiamo tutta una serie di servizi. Ci sono tutta una serie di altre cooperative edificatrice, il Circolo dell'Ortica, cooperative. Quante realtà sono coinvolte all'incirca di Un questo sacco, progetto? Se un sacco. dovessimo Se contarle, è dobbiamo impossibile. contarle, no, no, è possibile, però No, sono una decina di realtà differenti, con anime differenti, perché forse vale la pena fare questa premessa. premessa. Noi siamo il cantiere siamo qui come Ok. cantiere dell'Ortica, ma nel progettone c'è anche Ma sono Orme, tre grossi progetti, esatto, diciamo, no? cantiere Cantiere dell'Ortica, d'Ortica. Orme, Ortica Memoria e Giardino Condiviso. Ok, allora due parole magari veloci sugli altri progetti, nel senso per capire appunto, anche perché uno di questi un po', diciamo, l'abbiamo già visto sui giornali, se ne è parlato tanto, Orme, Esatto, un po' più famosetto, anche ha un Ortica appeal Memoria, diverso. è anche facile da vedere, Sì, è diciamo, perché stiamo facilissimo parlando dei famosi da murales vedere. Esattamente. all'Ortica, al momento sono quanti? Quattro. E devono diventare 20. 20 murales, insomma, che Esatto. faranno diventare dell'Ortica il più grande quartiere museo d'Italia, Sì, forse anche d'Europa. e forse anche d'Europa, appunto. Quindi comunque sempre con l'arte, ecco, come funziona Orme in questo caso? Orme funziona nella concretezza che vengono realizzati dei murales in zone grigie, magari un po' bruttine della città, tipo il sottopasso ferroviario, piuttosto che case che non erano tanto belle. Adesso ne verrà realizzato uno sull'Istituto Pasolini, che è una scuola superiore di cui noi ci stiamo occupando dell'alternanza scuola-lavoro, anche in collaborazione con l'artista che realizzerà queste opere. Quindi tutti quei luoghi che magari non sono tanto belli, ma sono fruibili, renderli belli, ma renderli anche un significato. Quindi Ok. tutti i murales hanno un tema, un significato forte, che può essere la legalità, la cooperazione, i cantautori e le persone di spicco di Milano, la poesia e la scienza. Questa è un'idea, ma si costruirà con i ragazzi del Pasolini. Quello che andrà fatto sulle facciate del Pasolini, in cui loro parteciperanno. Insomma, sono tutti i progetti. Adesso ce n'è uno Ma il sull'agricoltura. 15 dicembre so che c'è l'inaugurazione Sì, di un 15 nuovo dicembre, murales. inaugurazione in via dell'Ortica del nuovo murales, che si vede. Se si arriva in via dell'Ortica, giuro, si vede perché tutta una facciata di tutta questa bella casa. E quindi questo è un pezzo grosso, appunto, abbellire il quartiere, renderlo più vivo, far sì che la cittadinanza partecipi alla costruzione di Poi mi questa viene a dire, cosa. sono progetti comunque che
poi si ritoccano spesso volentieri tra di loro ancora. Sì, perché nel senso, come fai murales, ma so che ad esempio voi state pensando anche a un progetto di appunto trans scuola lavoro, per poi anche avere delle guide che portino in giro poi i cittadini a conoscere questo murales, perché il murales è bello, ma insomma c'è una storia dietro, c'è da scoprire, giusto? Certo, produrranno anche, c'è già una brochure di Orme che verrà distribuita, che loro stanno traducendo in varie lingue, perché l'istituto è un turistico linguistico che verrà data alle persone che verranno lì in visita. Loro già l'anno scorso hanno pensato degli itinerari turistici, spiegheranno i murales rispetto a chi sono i personaggi rappresentati, qual è il senso del murales, qual è la tecnica pittorica, insomma sarà tutto un progetto che li vedrà coinvolti tanto i ragazzi. È un progetto apripista questo, perché non è ancora stato fatto, quindi è una cosa innovativa. Mi viene anche da dire un nuovo mezzo, visto che adesso la velocità dei social network, tutto molto veloce, anche i nostri ritmi, anche la storia, anziché sui libri che va letta e va studiata, vista sui muri, un altro mezzo per poter capire dove siamo inseriti, chi c'è stato prima di noi, perché siamo lì, quindi è molto più veloce, molto più intuitiva per i ragazzi di oggi, ma anche per gli anziani, voglio dire, che non hanno tanto cultura, che abita in un altro magari quartiere, è molto più veloce sapere, vedere e subito collegare quelli che sono stati i personaggi simbolo di quella zona. Sì, è un altro progetto che include molto, dove ci siamo sempre noi come cooperativa assieme a tutta una serie di altre associazioni, Giardino Condiviso. Quindi il terzo progetto, diciamo, del grande progettore dell'Ortica è il giardino condiviso. Ci tengo particolarmente perché è un bel progetto, è un giardino che è stato dato, un giardino che era abbandonato sostanzialmente, okay, e anche un bel po' degradato, che è stato dato dalla statale, di proprietà della statale, per un tot di tempo in concessione, e dove dentro convivranno una serie di associazioni. Uh-huh. Ogni associazione avrà delle cose all'interno, delle attività all'interno del giardino. Melograno, con Cooperativa Edificatrice Ortica, avrà l'angolo della memoria. Uh-huh. Che, come dice una persona della cooperativa dell'Ortica, il senso sarà un luogo dove c'è storia, ma dove anche passa la storia, quindi ci saranno tutta una serie di installazioni, di cose. Abbiamo già fatto un'inaugurazione con un concerto di una banda multietnica, di un'orchestra polifonica multietnica, e ci saranno anche degli altri spazi di altre associazioni che a vario titolo fanno varie cose, per cui una parte di orti tenuta da questa associazione italo-cinese, piuttosto che una parte tenuta da SOS Randagio, una parte tenuta da Cascina Biblioteca, una parte tenuta dallo SPI della CGL, insomma tutta una serie di realtà presenti nel quartiere che insieme vivono lo stesso luogo e creano scambio, cultura e trasformazione all'interno di quel luogo. Questo luogo è tra due case di riposo, questo mi interessa dirlo, perché un'altra cosa che verrà fatta all'interno di questo giardino è tutto un percorso intorno al giardino dove le persone fruibile per le persone delle case di riposo, perché anche qua ci sono tutta una serie di studi che un po' dimostrano che alle persone che vivono in una situazione di residenzialità fa molto bene stare all'aria aperta e stare a contatto con la natura, quindi il fatto che questo giardino possa essere utilizzato anche da loro, anche dagli ospiti, che già nelle due situazioni di apertura che finora ci sono state, un progetto pilota questo, hanno partecipato, anche quello diventa un qualcosa di a beneficio di tutti, sia di chi mette delle cose, ma anche sia di chi prende delle cose, e va contro là il degrado, va contro tutto quel... Ecco, torniamo allora invece a Cantiere, Cantiere dell'Ortica. Questo appartamento, insomma, adesso qual è il futuro di questo appartamento? Sabrina, chi potrà entrare a... col suo fuoco a dare... Allora, porte aperte assolutamente al Cantiere dell'Ortica. Il Cantiere dell'Ortica, come abbiamo detto prima, appunto qualsiasi persona può accedervi, qualsiasi persona che abbia una storia da raccontare, appunto come abbiamo detto, un'arte da far uscire, e anche la nostra mission è anche quella di aiutare. Magari tante persone pensano di non avere nulla di artistico da esprimere, magari il nostro lavoro è anche quello di indirizzarli, ma nella concretezza, nel Cantiere dell'Ortica, qualsiasi persona ha voglia appunto di mettersi in contatto con noi. Come si può fare, appunto, Sabrina? Le coordinate?
Allora, le coordinate sono, allora, prima di tutto noi siamo in via dell'Ortica numero 10, siamo abbastanza, ci trovate perché appunto accanto c'è un, è appena stato concluso il Noi siamo dove murales, c'è il murales, c'è il, questo fantastico murales sull'agricoltura fiori. Ah, ok. Io vorrei citare anche l'artista che si occupa di, tutte, sì, di tutti questi, mm-hmm, che è Wally, mm-hmm, e praticamente la mano è la sua, quindi tutti i graffiti. C'è anche una Cubil con un nome fantastico, scoperto. Ortica Noodles. Cioè, Ortica Noodles, secondo me è qualcosa di... Sì, 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 è meraviglioso e poi veramente, veramente bravo e conosciuto a livello internazionale. E, cantiere dell'Ortica via sì, pronto. numero 10, ci sono le mail, c'è il numero di telefono dove poterci contattare oppure passare nei giorni per adesso dal martedì al venerdì nel pomeriggio, qualsiasi persona può trovare, sì, le porte aperte sotto questa diretta. Poi vedrete appunto, Greta sicuramente avrà già inserito i nostri contatti, quindi contatti alla pagina Facebook anche appunto del cantiere dell'Ortica, da lì potete sicuramente trovare tutte le coordinate per proporre magari appunto qualche cosa di interessante da poter inserire all'interno di questo cantiere. Insomma, appunto, ma cioè, fino a quando, per quanto tempo, come funzionerà la gestione appunto di questo appartamento, di questa factory? Work in progress, diciamoci, uh-huh, che è work in progress, nel senso che noi abbiamo, appunto, forse vale la pena dire come ci finanziamo. Okay. Noi nasciamo da un cofinanziamento, per cui dei fondi sono stati raccolti da appunto Cooperativa Melograno, tramite un crowdfunding civico. Abbiamo proposto questo progetto è stato votato e finanziato da una serie di cittadini che ringraziamo pubblicamente e una parte invece è finanziata dal Comune di Milano, nel senso che il Comune di Milano metteva a disposizione dei fondi per i primi 25 progetti che avessero raccolto dei fondi, avessero una finalità di utilità sociale. Noi siamo rientrati nei 25, quindi abbiamo questo cofinanziamento che finisce tra 6 mesi più o meno, okay, in soldoni. La speranza è quella di riuscire a tenere aperto, fondamentalmente. Okay. Questa sì, è un'opportunità da cogliere, sì, qui e ora, adesso. Poi infatti noi ci stiamo focalizzando sul presente senza pensare ovviamente a quando. Sì, noi funzioniamo su bandi, siamo, esatto, una cooperativa che, okay, funziona su bandi, quindi è chiaro come, che laddove le cose funzionano. Come ha risposto invece il quartiere? Cioè, come ha risposto la parte storica del quartiere a questa invasione di nuove facce, nuove idee, nuove... La parte storica ha una vivacità che per quanto mi riguarda, parlo io perché li incontro, sì, io, sì, di, sì, solito, ha una vivacità eccezionale, per cui ci sono tutte queste realtà con tutta questa serie di persone grandi che hanno non solo risposto, ma promuovono tutta una serie di iniziative e ci danno tutta una serie di idee, ma anche tutta una serie di possibilità di collaborazione, per cui è davvero possibile fare tante tante cose. Adesso il primo artista che esporrà non è proprio un trentenne, mi, no, viene da dire, che si è proposto e che ha voglia di fare delle cose. Ma ci sono già, appunto, ci sono già degli artisti che esporranno, sì, giusto? Sì, c'è, sì, già, sì, un calendario, sì, come, Sabrina, che appuntamenti possiamo dare? Dobbiamo ancora decidere appunto, okay, come stiamo allestendo la mostra di Lelio, di Lelio Farina. Io mi perdo quando parlo di lui perché è una persona, a parte umana, meravigliosa, e poi ha un curriculum pazzesco, un ex, un pittore, un pubblicitario, un grafico che insomma già adesso, anche adesso che ha 82 anni, continua a sperimentare, quindi le sue ultime opere, le sue ultime fatiche sono appunto quelle di prendere materiale di recupero ovunque, per strada, nei giardini, e creare appunto dei quadri che sono anche sensoriali, non solo da vedere, ma sensoriali. Quindi adesso io e Alessia stiamo un attimo cercando di mettere appunto questa mostra, e quindi la prima mostra sarà appunto quella di Lelio Farina, ed è una bellissima occasione per visionare quest'arte e soprattutto cioè farsi prendere la storia, perché lui veramente è la storia, perché ha creato tantissime cose, a partire dalla Coca-Cola, a partire da tutto quello che è stato appunto la pubblicità degli anni 80, uh-huh, 90, i loghi di Rete 4, quindi un personaggio veramente da scoprire. Lui sarà presente alla mostra, quindi si potrà anche chiacchierare con lui e chiedergli qualsiasi cosa. Si inizierà con questo, non c'è ancora data di inaugurazione, no, dovete ancora finire.
pensiero, esatto, però sì, non ci siamo sulla data, teniamolo lì, tanto esatto. quando sarà ce lo potete dire, noi assolutamente sì, faremo sapere a chi ci segue. Invece ricordiamo ancora il 15 dicembre invece è una giornata, abbiamo letto anche il nome, i nomi delle presidenze sono roba, cioè, chiunque veramente, manca il Presidente della Repubblica e il Papa, credo, per il resto ci sono quasi tutti, no? È un progettone grande, il 15 dicembre viene inaugurato un murales, quello in via Ortica, e ci sarà poi un momento di, insomma, di convivialità. Ci ricordiamo l'orario più o meno, che se ci ricordiamo? Mi sembra le 17. Okay. Se non era le 17 comunque comparirà sul sito. Perfetto. Sia nostro che di Orme. Ed è quindi una giornata sul di Facebook festa. Di Orme, una giornata di festa appunto all'Ortica per l'inaugurazione dell'ennesimo murales, che saremo quindi al sesto. No, siamo al quarto. Siamo al quarto, quindi siamo, insomma, ne abbiamo ancora. Per quello è un progetto che è in partenza. Per cui siamo anche poco, mi rendo conto, poco concrete rispetto alle attività del cantiere, perché appunto a un cantiere è talmente tanto in divenire, è talmente tanto connesso, diciamo, mettiamola così, viviamo la liquidità, oggi va un po' di moda dire questa cosa, che viviamo in una società liquida, Bauman ci insegna, viviamo in una società liquida, la sfida è cavalchiamo la liquidità e vediamo che cosa nella liquidità c'è di buono, perché pensare che la liquidità è solo cattiva e solo dannosa sarebbe un controsenso. Noi viviamo nell'era dei social, che è qualcosa che di più liquido non possa esistere, e Fabio Ranfi sa bene quanto io credo invece nel potere educativo dello strumento sociale e divulgativo. Quindi un po' l'idea è cavalchiamo la liquidità e vediamo da questa liquidità cosa possiamo trasformare in qualcosa di concreto, di fruibile, di spendibile per tutti, perché davvero io ci tengo molto a dire questa cosa. La dispersione sociale, la mancanza di una rete sociale, la mancanza di un supporto, l'isolamento sociale, il fatto di rimanere da soli è quella cosa che poi porta a fenomeni di marginalizzazione, di devianza. Oggi si parla molto di violenza domestica, si parla molto di bullismo, si parla molto di situazioni al margine, di anziani soli, di ragazzini che non sanno dove sbattere la testa, si chiudono in casa, si buttano giù dalle finestre. Allora, l'unico modo vero per contrastare questa marginalità è ritrovare la dimensione della comunità, della coesione, dello stare insieme. Facciamolo cavalcando la società. Ecco, mi dicevi appunto che appena avete, diciamo, iniziato, infatti, diciamo, la parte storica del quartiere ha subito risposto in maniera super positiva. Sì. Forse poi mi viene a dire anche quella parte che è più abituata a una comunità, a una società che ha perso negli anni. Certo. I famosi giovani, come si fa? I giovani intanto adesso sono una parte almeno di questi, quelli che vivono il Pasolini, le terze, quindi stiamo parlando di ragazzini di terza superiore, sono un po' galvanizzati anche dal fatto che partecipano a questa roba bella, e cercheremo di farli partecipare il più possibile. Ci ha contattato un'educatrice che ci ha chiesto se può partecipare, può venire, può passare con il ragazzino, cui un ragazzo di 17 anni, cui lei fa ADM, per collaborare anche lei. Ci piacerebbe coinvolgere diverse realtà cittadine, anche differenti. Sì, poi credo che non ci sia come il passaparola invece tra i ragazzi, come dire, quello che ha il coraggio di provare e poi dopo si porta dietro tutta la ciurma. Esatto, perché adesso ci stanno snatando, diciamo, stanno cercando di capire giustamente, come esatto. Giustamente. E soprattutto che cosa, quanto possono far diventare loro quel luogo, perché poi c'è una dimensione per cui soprattutto per i ragazzi vale il quanto questo luogo io lo posso contaminare, quanto questo luogo lo posso sentire mio. Quindi un po' il tema è quanto noi poi saremo capaci di rendere questo luogo anche un luogo di tutti. Perfetto, allora siamo arrivati in chiusura della nostra puntata. Ricordiamolo, il 15 dicembre inaugurazione del murales, diciamo, che ricorderà un po' la vocazione agricola della parte anche, no, di Milano. Si chiama Ortica, anche quindi, per insomma, un perché ci sarà, appunto, come si dice in questi casi. Però ricordiamo che appunto Cantiere dell'Ortica, invece, quando volete contattate Cantiere dell'Ortica, pagina Facebook la vedete qui sotto nei commenti, comunque trovate tutti i link che vi servono, perché insomma c'è uno spazio, la possibilità di portare la vostra arte a conoscenza di una importante zona della città
realtà e magari appunto poi far contaminare e contaminarsi come sempre nei vari scambi che sicuramente avvengono all'interno di realtà così importanti come quelle che nascono a Milano. Poi vabbè, il progetto Orme lo seguiremo sicuramente, il giardino condiviso davvero interessantissimo, è interessante anche vedere che non l'avete chiamato orto condiviso, devo dire la verità. Complimenti, perché c'è solo una parte più, di orto, non si ne può più di orto condiviso, posso dirlo, ma di cascine orti condivisi un po' cominciano a non poterne più, cioè, scusate, non vogliatemene, chi lo fa e chi lo fa molto bene, poi come dire, giardino condiviso, perché io che non ho voglia di ritirare su un pomodoro, ma voglio vivermi il giardino, sono ben felice di vivermi il giardino, quindi insomma, grazie davvero per averlo chiamato giardino condiviso, e so che sta funzionando molto bene, cioè, che la cittadinanza risponde molto bene, anzi, sta costituito da poco il comitato di gestione, di più, vuole sempre di più, quindi poi il problema è quello anche, che poi questi vogliono sempre di più. Non sono solo noi nel giardino condiviso, ci sono un sacco di associazioni, abbiamo costituito un comitato di gestione proprio per quello, però sì, è un posto che deve essere attivo, quindi ben venga. La gente a un certo punto si è abituata alle cose belle e poi le vuole sempre, quindi insomma, esatto. Bisogna continuare. Ma è meglio così, perché poi la statale ad un certo punto, come dire, ci continuerà a dare al quartiere più che a noi, perché poi è un posto del quartiere, ottimo, questo spazio, ottimo, se funziona, quindi ben venga che la cittadinanza viene coinvolta così. Perfetto. Alessia, Sabrina, io davvero vi ringrazio tantissimo, verremo a trovarvi all'Ortica, invitiamo tutti ad andare a trovarvi all'Ortica, adesso non so neanche più che tram ci arriva, hanno spostato il 23, non so più se arriva da quelle parti lì ancora. Cioè, sull'ATM, c'è tutto, sul sito della PM, giuro c'è tutto. Ok, perfetto, quindi insomma ci si arriva ancora facilmente, e insomma fateci un giro, perché davvero è un quartiere che io chiamerei borgo, è un ex paese che vi dà ancora tanto e che ogni 20 metri vi chiedete, ma sono ancora a Milano? Davvero, questa è Milano? Insomma, quindi lo dico a quelli che magari sono dalla parte opposta alla città, o quelli che ancora a volte si chiedono che cos'è Baggio, no? Un altro famoso borgo della città. Ecco, andate a scoprire i borghi, Afori, Baggio, l'Ortica, tanti tanti altri ce ne sono a Milano e Traenno, veramente andate a scoprirli, perché hanno tutti una storia importante da raccontarvi e tornerete a casa, boh, forse anche un po' più milanesi ancora, avete scoperto qualcosa di nuovo. Grazie mille davvero, no? Ci vediamo presto. Grazie mille. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Gormoni Milano è lunedì alle ore 12.30, sempre qui in diretta con voi. Oggi pomeriggio alle 18 invece l'appuntamento con l'informazione serale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.